Un altro passo verso il decollo. ENAC e Società Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi ieri hanno firmato al Ministero delle Infrastrutture a Roma l'atto che ratifica la concessione per il via libera del secondo scalo campano. Adesso manca davvero soltanto l'ok da parte Infrastrutture ed Economie e Finanze. L'auspicio è che il decreto possa essere emesso in tempi stretti, strettissimi, nel giro di un paio di settimane, insomma, anche perché ulteriori ritardi potrebbero costare davvero cari. Il presidente della società Salerno Costa d'Amalfi, Antonio Ferrara, che ieri ha posto la sua firma in calce insieme a quella di Alessio Quaranta, direttore generale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, è perentorio. Manca il decreto interministeriale che dovrà recepire tutto quanto scritto nella convenzione e poi da un punto di vista autorizzativo siamo a posto. Il problema è che siamo in attesa di avere dal Ministero delle Infrastrutture l'approvazione del progetto definitivo, che qualcuno ha voluto collegarlo alla gestione totale pur non essendo necessario, dopodiché siamo pronti con i bandi per la realizzazione dell'appalto integrato e quindi la progettazione esecutiva e i lavori. A proposito di quest'ultimo step, il presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, auspica che la firma arrivi in tempi stretti, pena altri esborsi pesanti per l'aeroporto. Ma diciamo che la Regione sta ricapitalizzando il consorzio, che è il nostro socio unico. È chiaro che noi dobbiamo chiudere entro l'anno perché dobbiamo realizzare la fusione con la società GESAC entro l'anno, ed è chiaro che fin quando questo non avviene dovrà essere la Regione a ricapitalizzare, ragion per cui prima si realizzano e prima finisce anche la Regione a dover mettere da soli i soldi per ricapitalizzare. Ma questa fusione arriverà soltanto alla conclusione dei lavori, Presidente? No, la fusione ha come presupposto fondamentale la concessione della gestione totale per l'aeroporto di Salerno. Ultima considerazione, è ottimista, ha già prenotato un biglietto dal Salerno Costa d'Amalfi? Ma noi non siamo mai stati pessimisti perché abbiamo lavorato seriamente dall'inizio con la consapevolezza che i tempi non sarebbero stati brevi, però siamo andati ben oltre le previsioni perché tenga conto che noi abbiamo presentato l'integrazione all'istanza a gennaio del 2018 e l'operazione si è conclusa istruttoria ieri. Non c'è stato mai alcun dubbio sul fatto che non esistessero motivi tecnici per non avere la concessione e i tempi vuol dire che è stato fatto un ottimo lavoro di analisi e quindi tutti quanti devono stare tranquilli perché se dopo tanto tempo di analisi si è andato avanti nel progetto vuol dire che è stato preparato tutto al meglio. Presidente, volendo abbozzare una previsione, quando si sente di poter dire, se la sente, che un decollo di un volo di linea staccherà il volo dal Costa d'Amalfi? Allora, i voli di linea nel cronoprogramma che abbiamo fatto avverranno sicuramente dopo nel 2023, perché prima per 2 anni noi avremo il trasferimento dell'aviazione generale sull'aeroporto di Ponte Cagnano. Soltanto dopo, a completamento di questa fase, incominceremo ad avere dei voli di linea.